can't flow. Them can't tell me, tell me, some can't flow. Le immagini della gara d'andata fra Casale, Monferrato e Torino per introdurci a questo appuntamento con RNP Basket Magazine. Buon pomeriggio, ben ritrovati nella puntata che ci porta al big match di questa domenica. Abbiamo voluto rivedere le immagini della gara d'andata perché saremo questo weekend proprio a Torino per la rivincita prima contro seconda nel girone ovest, la sfida fra Reale Mutuo a Torino e 9 più Casale Monferrato. E per presentarle qui con noi oggi il playmaker della 9 più Casale Monferrato, Alessandro Piazza. Ciao Alessandro. Ciao, buon pomeriggio. Tra poco con Alessandro ovviamente parleremo della stagione di Casale e presenteremo la grande sfida che ci aspetta domenica alle 12 su Sport Italia. Prima però, come sempre, facciamo il punto della situazione. Torniamo allo scorso weekend perché si giocavano le gare della 24esima giornata, la terz'ultima della regular season. Le riviviamo nel servizio di Enrico Bonzanini. Con la regular season agli sgoccioli si fa sempre più intricata la bagarre playoff. Doppia anticipa est con Verona e Ferrara che rispettano il pronostico e vincono i rispettivi scontri. Gli scaligeri con Tomasini e Bobby Jones sugli scudi superano grazie alla lungo nel quarto parziale una Milano che lotta per tutta la gara alla pari con la corazzata veneta ma chiude sul meno 8 la sirena. Tutto semplice invece per la Felifarm Ferrara che consolida il quarto posto grazie al netto 89-68 su una Imola che rimane in linea di galleggiamento nonostante il quarto KO consecutivo. La vetta rimane sempre saldamente fra i polpastrelli di Ravenna che anche ad orzi nuovi pur pagando un avvio complesso vince con il punteggio di 7-4-7-6. Prestazione di carattere degli uomini di coach Cancellieri che impediscono il canestro ai locali per tutti gli ultimi 4 minuti e completano la rimonta con il canestro di tabella di Tommaso Marino. Tutto facile per Forlì che sfiora il centello casalingo con Roseto e rimane a 3 gare di ritardo dal primato. Nel terzetto di quarte spiccano le vittorie di Mantova che si sbarazza nella ripresa di Caserta e di Udine che spugna il campo della Sigeco grazie a una difesa di ferro che concede solamente 17 punti in tutto il secondo tempo. Aggancia la zona playoff anche San Severo che continua a stupire e pur priva di Dems batte Montegranaro centrando la quarta vittoria nelle ultime 5 uscite. Nel girone occidentale Rieti nel lunch match domenicale trasmesso da Sport Italia batte Agrigento 84-76. A far esplodere il pubblico locale e indirizzare il match in favore dei locali è il clamoroso gioco da 4 punti del classe 2003 Nicolo Filloni. Ruggito di Napoli che grazie ad una grande prova difensiva aiutato dalle ottime prestazioni di Monaldi e Roderick coglie la quarta vittoria consecutiva e si candida prepotentemente ad un'infuocata post-season. Squillo salvezza importante per l'Orlandina che grazie ad un canestro a 3 secondi dalla sirena di Lucarelli supera un Eurobasket fortemente limitata dall'assenza di Steve Taylor. In vetta Torino espugna Scafati che paga l'assenza di Fraser e prosegue il percorso solitario in vetta. Alle spalle Casale non sbaglia l'appuntamento interno con Latina e tiene il passo trascinata da Capitan Martinoni. Zona playoff completamente ricompattata. Ne approfitta Treviglio che si gode un Corban Collins sempre più leader beneficiando dello 0-sud dalla lunetta di Grasulis e spugna Tortone e centra la quinta vittoria consecutiva. Colpaccio infine di Bergamo. Dopo un primo quarto in completa apnea i ragazzi di coach Calvani spugnano il campo di Trapani rientrando a meno 4 dalla zona playout. Cominciamo la nostra analisi dal girone ovest, vediamo in grafica risultati e classifica della 24esima giornata. Le prime della classe, come avete sentito, continuano a vincere con Torino che spugna il campo di Scafati 73-67, vince anche Casale Monferrato che batte Latina 82-76, successi anche per Rieti che fa cadere la terza della classifica, ovvero Agrigento, vince Napoli contro Biella, successo importante a sorpresa per Bergamo sul parquet di Trapani, mentre Treviglio vince in volata la gara contro Tortona, Capo d'Orlando batte l'Eurobasket Roma nella sfida a salvezza. Vediamo anche la classifica dopo 24 giornate, ne mancano due alla fine della regular season, poi ci sarà come sapete la fase a orologio, eccola qui la graduatoria con Torino in vetta con 2 punti di vantaggio su Casale Monferrato, a quota 30 abbiamo Agrigento, a 28 abbiamo Biella, Trapani e Treviglio, a 26 Rieti e Napoli, Tortona a 24, Scafati a 22, Latina a 20, Eurobasket e Capo d'Orlando sono appaiate a quota 14, Bergamo chiude la classifica con soli 10 punti. Alessandro, per voi una stagione finora direi soddisfacente, siete secondi in classifica. Cominciamo direi dalla partita contro Latina. Che partita è stata? Una vittoria importante per voi per tenere il passo di Torino capolista? Sì, è stata una partita molto dura, vinta solo negli ultimi minuti. Latina è una squadra che gioca molto bene e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. E siamo stati bravi, diciamo, a indirizzarla sui nostri binari,
e siamo molto contenti sia della prestazione sia del risultato, perché come si sa nel girone di ritorno tutte le squadre hanno bisogno di punti, e quindi d'ora in poi, soprattutto nella fase orologio, sarà veramente una battaglia tutta la partita. Girone Ovest è molto molto equilibrato, però voi siete sempre stati fra le big, comunque nelle prime posizioni o a ridosso delle prime posizioni. Una stagione per voi che segue un'annata un po' sottotono rispetto agli standard di Casale Monferrato. Quest'anno siete tornati però su altissimi livelli. Sì, diciamo, a parte un piccolo momento no che abbiamo avuto e qualche prestazione che probabilmente sottotono abbiamo, come l'andata con Torino, con Scafati, abbiamo perso insomma in casa delle brutte partite, diciamo ce la siamo sempre giocata, o comunque siamo sempre stati più o meno secondi, terzi, primi in quel range lì, quindi abbiamo avuto una buona continuità. Adesso però è il momento, diciamo, chiave della stagione, quindi dobbiamo arrivare pronti poi quando ci saranno le partite che conteranno. Tu sei arrivato a fine mercato, contratto inizialmente a gettoni e poi prolungato per tutta la stagione, inizialmente per l'infortunio di Valentini e per altri forfait che si erano verificati a Casale Monferrato, poi hai scelto di restare. Come mai la tua volontà, anche quella della società, di restare per tutta la stagione dopo un inizio appunto a termine, a gettoni? Sì, sono arrivato perché c'era stato qualche problema di infortunio nel precampionato e a Casale io mi trovo molto bene, una società molto solida. Stiamo facendo un ottimo campionato e ci sono tutti i presupposti per fare un'ottima stagione. Venivo da due stagioni sinceramente difficili all'Eurobasket Roma e quindi sono stato, diciamo, molto fortunato ad avere questa chance. Penso di essermela giocata abbastanza bene, quindi dopo i primi due mesi, diciamo, la società mi ha fatto questa proposta e io sono stato ben contento, insomma, di prolungare il mio contratto. Sei un giocatore esperto, hai cambiato tante maglie nel corso della tua carriera. Quali sono a questo punto della tua carriera gli obiettivi che ancora stai cercando di realizzare? Sembrerebbe banale, ma cercare di vincere. Non sono mai stato, diciamo, un giocatore che dà statistiche clamorose, quindi ho sempre comunque preferito la vittoria alle mie statistiche personali, sia per appunto tecnicamente, sia appunto per una voglia mia, diciamo, personale. Quindi quello che voglio, diciamo, da adesso fino agli ultimi anni, diciamo, che giocherò, è cercare di portare a casa, diciamo, più trofei possibili, e speriamo già quest'anno. E sicuramente in un gruppo come quello di Casale, ricco di giovani con un grande futuro davanti, sei un giocatore che ha l'esperienza giusta per essere anche da guida in spogliatoio, sul campo, anche fuori dal campo, immagino. Lo spero. Abbiamo tanti ragazzi giovani, molto promettenti, molto molto bravi. Io da un paio d'anni faccio questo campionato, quindi probabilmente, faccio un esempio, De Neghe e Valentini sono di Casale, quindi non sono neanche mai usciti da Casale Monferrato, quindi diciamo posso dargli anche due o tre indicazioni su quello che sarà il loro futuro. Come ho già detto a loro, loro sono molto meglio rispetto a come ero io alla loro età, quindi secondo me sono molto più pronti probabilmente, quindi secondo me avranno un grande futuro loro come altri, e cerco nel mio piccolo di dargli una mano quotidianamente. Domenica Casale affronterà Torino nella sfida fra prima e seconda del girone Ovest, revincita di un match che all'andata Casale Monferrato ha visto Torino vincere dominando con ben 22 punti di vantaggio. Vediamo come anche la Reale Mutua si avvicina alla sfida di domenica, lo facciamo attraverso le parole di Alessandro Cappelletti. Arriviamo in condizioni positive. Veniamo da due partite importanti e una vittoria in trasferta in un campo difficile come quello di Scafati, quindi vogliamo sicuramente ripartire da queste gare molto positive per far bene domenica prossima. Mi aspetto una partita molto tosta a livello fisico, anche a livello tecnico. Casale è una squadra molto preparata, prepara sempre molto bene le proprie partite. Dobbiamo sicuramente cancellare la partita dell'andata e cercare di imporre fin da subito il nostro ritmo qua davanti ai nostri tifosi. Come dicevo prima, Casale è una squadra molto tecnica,
È una squadra esperta che ha mantenuto un'ossatura importante del proprio gruppo negli anni. Hanno un allenatore che da più anni siede su quella panchina, quindi sanno come giocare le sfide importanti. Basta rivedere tutto il percorso che è stato in questo loro campionato, quindi sicuramente sarà una sfida tosta, ma noi ci teniamo a far bene. Spero finalmente di vedere il Pala Gianni Asti come non l'avevo mai visto prima. Credo che in questa stagione i numeri non sono stati incredibili, ma comunque quando la gente ci ha sostenuto in maniera forte si è sempre visto, e abbiamo visto che comunque questo è un campo dove le squadre faticano a passare, quindi speriamo venga più gente possibile, speriamo di regalare una grande vittoria ai nostri tifosi. Una bella sfida quella di domenica a livello di squadra, ma anche per te e per gli altri playmaker di Casale Monferrato, affrontare un giocatore come Capelletti, emergente, che sta facendo molto bene in questo campionato. Sì, secondo me penso sia il miglior playmaker almeno del nostro girone, sia come qualità tecniche, fisiche, poi è molto giovane ancora, quindi purtroppo è stato frenato da qualche infortunio gli anni passati. Però secondo me è un giocatore veramente molto forte, sa fare un po' di tutto in campo, ha grande personalità, quindi secondo me avrà un grandissimo futuro. Che partita ti aspetti domenica? Dovete vendicare il meno 22 dell'andata, immagino che avrete voglia di mandare voi questa volta un segnale sul campo della Reale Mutua Torino. Sì, sicuramente ci ricordiamo bene la partita d'andata e ci massacrarono praticamente. Noi abbiamo fatto una grossa fatica quel match e dobbiamo essere bravi questa settimana, giorno per giorno, ad arrivare pronti domenica. Sappiamo che tipo di squadra sono loro e è uno sconto al vertice, perché noi siamo secondi e loro primi, quindi spero venga gente, spero che sia una bella partita da vedere e noi ci faremo trovare pronti sicuramente. Qual è l'aspetto che temi di più o che rappresenta per te la principale difficoltà nell'affrontare Torino? La loro fisicità sicuramente, loro sono una squadra molto fisica, abbiamo sofferto all'andata questo tipo di difesa, e quindi sicuramente questa è la loro, diciamo, arma principale che dobbiamo essere noi bravi a opporci sinceramente. Il girone ovest è un girone molto piemontese nelle parti alte, fra voi e Biella c'è una rivalità costruita negli anni perché avete spesso giocato contro per trofei importanti o comunque per punti importanti in Serie A2, c'è una rivalità che sta crescendo anche contro Torino, immagino, è una realtà nuova, Torino piazza di basket, però questa è una società nata quest'anno, si sente già un po' la rivalità anche con Torino per voi di Casale? Ma sicuramente forse con Biella è un derby un po' più storico, direi, rispetto a Tortona, che è una società comunque abbastanza nuova, e probabilmente anche Torino, forse negli anni, adesso non conosco la storia bene delle due squadre, però si sente sinceramente, si sente perché comunque sono tutte società che vogliono fare bene, piemontesi. Torino ha un passato recente in A1 e quindi sicuramente la voglia di prevalere si sente. Domenica scorsa abbiamo seguito su Sport Italia il match fra Rieti e Agrigento e abbiamo potuto applaudire le gesta di Nicolò Filoni, un giovanissimo classe 2001 che ha fatto molto bene e ha propiziato la vittoria della Zeus Energy in un match molto importante per la lotta playoff di Rieti contro l'AM Rinnovabili. Torniamo sul parquet del Palazzo Giorni per riascoltare le dichiarazioni raccolte nel post partita e ascoltiamo proprio Nicolò Filoni. Sì, diciamo che giocare in casa ci dà quella carica che spazza via qualunque problema e giochiamo con il coltello fra i denti e non ci interessa niente, qualsiasi problema accaduto nella settimana lo mettiamo da parte e giochiamo. Sì, allora i primi due quarti sono stati molto più difficili, soprattutto perché Agrigento ha messo in campo un'aggressività maggiore della nostra e delle percentuali migliori delle nostre. Però comunque nel secondo tempo abbiamo aumentato noi la nostra aggressività, il pubblico ci è venuto dietro, le percentuali sono migliorate e alla fine abbiamo fatto lo stacco finale, appunto quel 9-0 che ci ha portato alla vittoria, diciamo. Sì, allora, io comunque durante il campionato non sono uno che prende tanti tiri, soprattutto perché so che non devo prendere tanti tiri. Sapevo invece che oggi con queste assenze, l'assenza di Francesco Stefanelli, sapevo che dovevo prendere un po' più di responsabilità e l'ho fatto e infatti è venuto quello, i 10 punti
Ma non, credo di sì, non ne ricordo altre, quindi credo proprio di sì. Sì, diciamo che mi ha dato un'energia assurda. Stavo morendo fino a 10 secondi prima, non ho sentito più niente, nessun dolore ho sentito, ho continuato a giocare, quindi credo proprio di sì. Beh sì, non ci siamo posti obiettivi altissimi, siamo comunque una squadra di media classifica che comunque possiamo fare grandi cose, quindi prenderci i playoff più in alto possibile credo sia un nostro obiettivo, e quindi più vittorie, queste due vittorie, dobbiamo prendere queste vittorie in casa, quindi dobbiamo giocare al massimo. Una bella vittoria quella di Rieti contro la tua ex squadra, Alessandro Agrigento, con cui hai raggiunto anche una finale promozione, una squadra che sta facendo quest'anno molto bene, nonostante i tanti cambiamenti con l'addio la scorsa estate di coach Franco Ciani, terza in classifica fra le squadre che stanno facendo meglio nel girone Ovest. Sì, sta facendo un ottimo campionato. E loro riescono sempre comunque a far bene. Sono tanti anni che fanno sempre campionati, forse al di là anche delle previsioni iniziali, quindi questo va al merito ai giocatori, ma sicuramente anche alla società, al direttore Christian Maier. Dopo tanti anni in cui c'era il coach Franco Ciani, non era facile quest'anno anche riconfermarsi, quindi un grande applauso va a loro. Secondo me quando per tanti anni consecutivi fai bene, sicuramente un grande merito va dato alla società, che riesce a dare, diciamo, un'impronta alla squadra e anche ai singoli giocatori. E come sempre sono state tante le grandi giocate che abbiamo seguito sui campi della Serie 2 lo scorso weekend. Ci godiamo la top 10 relativa al girone Ovest della 24esima giornata. Roderick Bada, Sherrod Sottomarezzo contro Lombardi! La schiacciata a due mani di Roderick su assist di Sherrod. Avversari sul tempo, davvero bello. Passera per il backdoor di Filoni, che fa inchiodare la schiacciata. Che lettura da parte di Marco Passer. Era tutto regolare per il direttore di gara, e ancora Giovanni De Nicolao sente il momento di questa partita inventandosi un canestro da playground. Si è in difesa ancora Trapani, che non riesce a prenderci dalla meglio distanza con Goins, poi c'è ottimo questo alley-up. Saccaggi, su di lui c'è Erkma che lo perde, pallone per Lombardi che finta il passaggio per Saccaggi. Lombardi, che schiacciata per lui. Passiamo al girone est, vediamo in grafica i risultati del 24esimo turno. Vittorie per le prime della classe, successo con soli 2 punti di vantaggio di Ravenna in trasferta sul campo di Orzi Nuovi, vince in modo invece molto più largo Forlì che batte nettamente Roseto, vittoria anche per Verona in trasferta sul campo di Milano, Ferrara batte Imola, Udine vince a Piacenza e poi il successo di San Severo contro Montegranaro, quello di Mantova contro la Juve Caserta. Vediamo la classifica, sempre 6 punti separano in vetta Ravenna da Forlì, 40 punti per l'Orassi, 34 per l'Unieuro, terza posizione per Verona
Cremona a quota 30, Ferrara, Mantova e Udine a 28, Urania Milano 24, Piacenza, San Severo, Imola 20, Montegranaro e Caserta a quota 18, Orzinuovi e Roseto chiudono la graduatoria con 14 punti. Alessandro, voi affronterete nella fase orologio alcune delle squadre, alcune anche delle migliori del girone est. Avete già cominciato a studiare anche queste avversarie da questa parte della Serie 2? Non ancora, sinceramente, perché è ancora un po' presto, però stiamo guardando comunque un occhio, va anche sinceramente all'altro girone, però adesso pensiamo a queste due partite e alla Coppa Italia e poi penseremo a questa fase orologio. Ancora spettacolo per noi, ci dedichiamo adesso alla top 10 del girone est. Palla per terra nel traffico, bel servizio e schiacciata di Morse. Montano, si gira Montano, lato destro, dentro per Lynch. Massini, dentro per Jones, linea centrale, magnificenza. Dalle migliori giocate passiamo al miglior giocatore. Nella prossima clip scopriamo chi è stato l'MVP della 24esima giornata della Serie 2 al 2 West. Nuovamente il tabellone ben distante dal ferro e il taglio di Carroll che viene servito da Costi. Carroll alla conclusione, gran canestro di Carroll, ancora Trapani che non riesce a prenderci dalla meglio distanza con Goins, poi c'è ottimo questo alley-up e il canestro di Carroll, importantissima la vigilia della gara con Capodorlando. Carroll sfida Renzi, va alla conclusione e realizza. Jeffrey Carroll di Bergamo, MVP settimanale con i suoi 26 punti, 13 rimbalzi nel colpaccio contro Trapani. Vediamo in grafica anche gli altri componenti del miglior quintetto della settimana. Nella Serie A2, Diego Munaldi di Napoli, 28 punti con 7 su 13 da 3. Nella vittoria su Biella, Rodney Clark di Mantova, 26 punti con 7 su 15 da 3 e 5 assist. Nella vittoria su Caserta, Nicolò Martinoni di Casale Monferrato, 20 punti e 6 rimbalzi. Nella vittoria su Latina, Andrea Renzi di Trapani, 23 punti con 9 su 13 dal campo. Nella sconfitta con Bergamo, con questo siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con NLP Basket Magazine. Non mi resta che salutare e ringraziare Alessandro Piazza. Grazie a voi. Appuntamento a domenica, in bocca al lupo per tutto e per la stagione, okay. Ovviamente. Anche per voi di Sport Italia, appuntamento da non perdere. Domenica ore 12, big match Girone Ovest. Prima contro seconda, saremo al Palla Gianni Asti per il match fra Torino e Casale. Domenica. 1, 2, 3, let's go. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow. Them can't tell me, tell me.
Jump out, I'm a Thomas, I'm a Jaffa.